Ciao a tutti! Oggi prepareremo il timballo di zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a rondelle, zucchine tagliate a listarelle, uova, parmigiano, latte, farina, burro, sale, pepe, noce moscata e provola tagliata a fettine. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettere il latte, le zucchine tagliate a rondelle, il burro, la noce moscata, il pepe e il sale. Ed azioniamo il bimby per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Adesso proseguire la cottura per altri 8 minuti, temperatura varoma, antiorario, velocità soft, con il cestello al posto del misurino. Togliere il liquido in eccesso. Dopo aver tolto il liquido in eccesso, aggiungiamo le uova, il parmigiano grattugiato e la farina. Ed azioniamo il bimby per 20 secondi, antiorario, velocità 2. Versare il composto in una pirofila ben imburrata. Mettere la provola. E le zucchine a listarelle. Spolverizzare con del parmigiano grattugiato. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti circa. Il timballo è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Timballo di zucchine. Grazie e alla prossima ricetta.